Benvenuti a Matty Ayers in questo luglio targato Sky and Now TV con le anticipazioni sulle uscite che seguono quelle che ho già fatto su Netflix, Prime Video e Disney Plus. Ma ora parliamo di Sky. La prima cosa di cui voglio parlarvi è però il pacchetto calcio. Come ben sapete, Sky da settembre avrà solo 3 partite di campionato e su Now ha deciso di dimezzare il costo dell'abbonamento portandolo a 15 euro al mese. Per chi ha già invece Sky, il pacchetto calcio è gratuito dal 1 luglio al 30 settembre e poi a 5 euro al mese dal 1 ottobre. A riguardo vorrei aggiungere altro, ma lo faccio più avanti nel video. È ora il momento di parlarvi dei nuovi arrivi. Il primo è una serie HBO Max, The Flight Attendant, ha come protagonista la più che apprezzata Kalei Cuoco, nota soprattutto per la sua parte in 8 semplici regole come figlia del compianto John Ritter. In questa serie invece interpreta Cassandra, un assistente di volo che passa la sua vita tra una festa di qua e una di là. Ma una sera qualcosa accade: dopo essere finita a letto con uno dei suoi passeggeri, la mattina si risveglia con il suo amante ucciso nel letto. Lei, interrogata dall'FBI, non si ricorderà assolutamente nulla della serata appena trascorsa. Si tratta quindi di un thriller alla scoperta di chi o cosa ha ucciso l'amante di Cassandra. In USA è già uscito da un annetto con commenti abbastanza positivi. Altra serie, questa volta tutta Sky, I Hate Susie, è stata scritta da Lucy Pribble, la stessa creatrice della serie Diario di una squillo per bene. In questo caso Susie è stata una giovane idol, ma ora è diventata una promettente attrice televisiva. La sua ascesa però viene funestata quando sul suo telefono le vengono sottratte alcune foto compromettenti che puntualmente vengono rese di dominio pubblico. Contemporaneamente quindi la nostra Susie, presumo abbiate riconosciuto Billy Piper, la prima companion della nuova serie del Dottor Who del 2005, deve gestire la sua carriera che rischia di affossare, suo figlio che rischia di essere trascinato in quel vortice mediatico e suo marito da cui stava cercando di divorziare. Una serie quindi difficile e su temi molto attuali a cui si potrebbe dare un'opportunità. Ecco finalmente un film con memorie di un assassino. Il regista è il coreano vincitore di un Oscar Bong Joon-ho, che ci porta in un villaggio della Corea del Sud, dove nell'86 viene ritrovato il corpo di una giovane donna stuprata e uccisa. I due investigatori sospettano da subito di un ragazzo con problemi mentali della zona e non ci vanno certo leggeri con gli interrogatori, ma un investigatore arrivato direttamente da Seoul non crede alla sua colpevolezza. Si concentra invece nel trovare un assassino seriale, ma la cosa potrebbe essere più complessa del previsto. Si tratta di un'opera del 2003 arrivata da noi solo dopo che il regista ha vinto l'Oscar. Si tratta quindi di un film molto embrionale rispetto a Parasite, che è l'attuale stile del regista e con tantissime influenze di stile del tempo. Ugualmente uno sguardo io, se fossi in voi, lo darei. Arriva questo mese anche il film più controverso del 2020, uno dei pochi usciti in sala, Tenet. Controverso per la trama, che in molti non sono riusciti a seguire, e controverso soprattutto perché si è rivelato essere un flop, vista l'ostinazione di Nolan di portarlo nelle sale anche coi limiti e paure della pandemia. Io capisco benissimo, avendolo visto 2 volte al cinema, quanto sia stato curato per diventare un'esperienza superiore in sala, però il fatto di non essere scesi a compromessi ha giustamente punito il film, che però ora tramite Sky si può recuperare nel tentativo di comprendere le basi spazio-temporali che l'hanno reso possibile. Un film d'azione sui generis che pone l'aspettatore nell'obbligo di cervellarsi per capire cosa stia vedendo realmente e se sia tutta una grande trollata di Nolan o abbia davvero senso. Spoiler, ce l'ha. Passo ad una serie in costume prodotta dalla BBC, si tratta dei Luminari. Siamo nell'isola sud della Nuova Zelanda che attorno all'unificazione italiana, ve lo ricordate che fu nel 1860, vero? È meta di molte persone nel tentativo di cercare fortuna e iniziare nuove vite. La nostra protagonista, Anna, è proprio una di queste persone. Purtroppo la nostra protagonista, non essendo abituata a questi ambienti di frontiera, verrà sfruttata e ingannata da altre persone
persone che la avvicinano in questo viaggio. Il culmine si avrà poi quando verrà pure accusata ingiustamente di omicidio e dovrà cercare di scagionarsi. Come avete potuto notare, le uscite interessanti finiscono nella prima settimana di luglio, una scelta che diverge parecchio da quelle di altri servizi di streaming e che più si adatta invece ad una vecchia fruizione televisiva nostrana, in cui a luglio e agosto non si faceva mai uscire nulla di nuovo. Una scelta peraltro che si nota anche nelle tecnologie, dove Sky si trova ora ad inseguire dei veri colossi che l'hanno letteralmente doppiata più volte senza se e senza ma, e soprattutto che se ne rendesse conto. Ritorno quindi a parlare di calcio, dove a livello mediatico sta attaccando DAZN e TIMvision, che trasmetteranno tutte le partite della Serie A, dicendo che così l'utenza perderà la possibilità di vedere le partite con la qualità elevata del satellite e sarà costretta ad usare la sola rete internet meno prestazionale. Mi permetto di sottolineare quanto sia curiosa questa scelta di parole, visto che proprio Sky Q punta sul ricevere da internet e non più dal satellite i segnali delle trasmissioni. Non ha senso aggiungere altro, se non che il rischio per Sky è perdere tantissimi, o almeno vedersi ridimensionare le entrate da questi 5 milioni di clienti che ha. Mentre voi vi ricordate di mettere mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, se già non l'avete fatto, io rimango stupito di come già 3 o 5 anni fa non ci si rendesse conto di come lo streaming l'avrebbe fatta da padrone. Si vede che ci voleva una pandemia per farlo notare a Sky. Noi ci si vede in Eurocon o nei prossimi video. Ciao!